Salve, innanzitutto, certamente noi ci stiamo muovendo come, così come tutto il Movimento 5 Stelle e anche col nostro gruppo Rousseau siamo abbastanza attivi, sempre con un obiettivo di interesse pubblico, di tutela della legalità e soprattutto in questo momento dobbiamo difendere la nostra Costituzione dal gravissimo attacco del governo con questo stravolgimento che viene chiamato riforma costituzionale. Vi invito tutti a riflettere sulla gravità di questa revisione costituzionale che interessa ben 47 articoli. Guardi, io vado sempre con i piedi di piombo per ipotizzare dei reati. Sta di fatto che il governatore ha una gravissima responsabilità politica, morale e anche giuridica. Noi abbiamo, come gruppo Rousseau, fatto delle iniziative che vi anticipo in anteprima. Innanzitutto abbiamo richiesto al Presidente della Repubblica Mattarella di rimuovere il governatore della Campania. Questa è la prima iniziativa che, voglio dire, si basa su un'applicazione di norme costituzionali che, guarda caso, verranno stravolte proprio da questa riforma costituzionale. Quindi siamo in tema. Noi, in termini pratici, nel momento in cui abbiamo verificato le norme che consentivano la rimozione da parte del Presidente Mattarella di De Luca, abbiamo visto che con la nuova revisione della Costituzione alcune di queste norme andavano a modificarsi. E perché? È perché proprio il Senato, che poi, come sapete, è composto dai nominati consiglieri regionali e nominati sindaci, andrebbe ad esprimere il parere su un senatore, tipo ad esempio De Luca, che potrebbe essere nominato senatore, quale consigliere regionale della Campania, e quindi il Senato dovrebbe esprimere un parere per la rimozione del De Luca. Ci rendiamo conto quindi già da una fase applicativa che questa riforma non deve passare. Altre iniziative sono... Io confido nella popolazione italiana per votare no. Nel caso però non ci fosse questa sicurezza della vittoria dei no, noi come gruppo Rousseau e quindi anche con l'appoggio del Movimento 5 Stelle stiamo ipotizzando ulteriori azioni che la prossima settimana potrebbero essere incardinate a Roma. Non dico in quale sistema perché lo stiamo verificando e penso in questi giorni decideremo, però si tratta di azioni che potrebbero servire nel futuro nel caso vincesse il sì, perché noi riteniamo che questo tipo di referendum sin dall'inizio sia stato truccato, voglio dire, sia dal punto di vista del Parlamento, sia dal punto di vista degli organi che hanno approvato questo tipo di referendum, sia nella fase di indizione da parte del Presidente Mattarella. Quindi noi siamo vigili, confidiamo che il no vinca, nel caso contrario stiamo mettendo in atto delle strategie di riserva nell'ipotesi denegata della vittoria del sì.